notato che Vettel ha iniziato a girare nel warm up. Ha fatto tutto il warm up. Penso ha fatto che... tutto il... Ok, siamo pronti. Siamo pronti alla partenza. 24 secondi alla partenza. Deficiente. Seguiamo per sempre la partenza di Lewis Hamilton, che comunque si parte sempre davanti. Vediamo se Hill potrà insediarsi. In questo circuito molto stretto potrà stare davanti e tamponare un po' la riscossa degli Hamilton. Può sfruttare come fece Alonso nel 2010 con Webber, che non riusciva a passarlo sul dritto. Vediamo, 3, 2, 1. Cominciano i semafori rossi, 700 cavalli, rumore assordante. Attenzione, siamo partiti! Via! Attenzione, battono, ottima partenza anche Coulthard, mantiene la posizione Hamilton, macello dietro. Attenzione a Coulthard che si infila. Attenzione, Coulthard è secondo. Danardi. Attenzione, Barrichello è quinto. Hamilton prende già il largo. Una grande dote di appunto di Hamilton è quella di riuscire subito a sfruttare i pneumatici di temperatura. Seguiamo qualcuno dietro. Vettel ultimo. Schumacher. Il passabatto. Attenzione, Schumacher, attacco Frenzen. Raikkonen dietro un gruppetto dei piloti illustri. La lotta fra Crucchi, le ultime tre posizioni. Frenzen, Schumacher e Vettel. Attenzione, Vettel si infila. Attenzione, Kubica Montoya e Massa, Alesi, Sutil. Sempre in lotta questi tre. Sono i tre compagni di quest'anno che lottano sempre. Bagni insomma, Massa si è svegliato un po' l'ultima gara, diciamo, perché prima Hamilton si è preso un secondo e otto solo in due settori. Zanardi l'attacco di Häkkinen, ma c'è anche Alonso. Vediamo sul rettilineo. Barrichello ha fatto un errore e c'è Zanardi che è staccato. Zanardi ha attaccato Häkkinen. Sta attaccando Häkkinen. Era sul rettilineo, se ne va. Vediamo, Montoya, arriva Alonso all'interno, Karun, Raikkonen, Raikkonen si attacca Karun, si attacca anche Kubica, lo passa, doppio sorpasso. Invece no, Kubica resiste all'esterno, ma Kimi resiste, cerca davanti. Attenzione, Kubica non molla, per il secondo posto. Attenzione, lotta dietro Alonso, Alesi, Zanardi, che si sono... Vediamo, Barrichello. Ti toccano. Passa Barrichello. È passato Barrichello. Attenzione, Button prova a stargli dietro. Senza c'è Coulthard che sembra che fa da 5 secondi. Montoya si è accodato a Massa, Zanardi e Sutil. Zanardi che è dietro a Sutil deve aver sbagliato. Sì, il pubblico di Cagliari pensa che ha comprato una Ichnusa. Attenzione, Barrichello su Hill, Barrichello su Hill. Massa supera Zanardi. Al momento rimane dietro. Attenzione, Button dietro Barrichello, la scia. Manca se il motore BMW qui. Infatti si fa valere. Si allontana invece che avvicinarsi Hill su Coulthard. Su Coulthard. Dobbiamo dire con grande dispiacere verso il pubblico indiano che Barrichello su Coulthard. Barrichello è terzo. Zanardi su Massa. Massa Zanardi e Kubica su Montoya. 12-13 così, no? C'è anche Raikkonen. Davanti è lotta scatenata invece tra Lisi, Alonso e Häkkinen. Chissà perché ho detto Häkkinen e non Häkkinen. Attenzione, lotta tra Häkkinen e Alesi appaiati. Montoya, come si sembra appaiati dalle Häkkinen. Attenzione, si toccano! Invece niente. Vabbè. Meglio così. Il si sta allontanando, sì. Hamilton ha già 6 secondi dopo... 7 per la precisione. Di Massa ancora. Portellate. Ancora giro record 1.13.3. Tutti gli altri girano dai 6. In ultima posizione abbiamo Chandok, Vettel e Frenzen. E Schumacher. Poi Raikkonen, Kubica, Montoya. Schumacher sta più indietro. Attenzione, Barrichello su Hill. Raikkonen in grossa difficoltà. Barrichello su Hill.
che deve liberarsene se vuole continuare a sperare per la vittoria. Barrichello, attenzione, Coulthard, doppio sorpasso. Pazzo, che pilota, pazzo. che pilota, faccia quadrata. Continua a fare da tappo. Tempo si riavvicinano. Attenzione, Alonso, sorpasso su Button. Si gira quasi su Till. Però resiste Button, lo supera. Attenzione all'esterno. Alonso su Barrichello e Hill, vediamo. Hill che Coulthard prende qualche metro. Attenzione, Barrichello, Alonso su Barrichello. Barrichello che... Attenzione dietro, grumo di piloti. 1.13.2 ancora Hamilton. Fuga. Alonso su Hill, vediamo se riuscirà a passarlo. Attenzione già, ma attenzione a Barrichello che ha il motore BMW, infatti infila anche lui. Zanardi giro record. Nel frattempo Alonso è terzo, Barrichello quarto, quinto Hill. Sì, Zanardi giro record, Barrichello su Alonso, sorpasso. Vediamo se c'è contro sorpasso, una risposta. Se Barrichello riesce a mantenere la posizione qui... Massa ha chiamato la sosta. Intanto dopo 4 giri già 11 secondi dal primo. Massa senza lettone anteriore, Massa senza lettone anteriore. C'è il tappo dietro a lui. Cercano tutti di passare in qualche modo. Che disastro dietro. Dietro è un disastro veramente. Massa potrebbe... Schumacher è 14esimo. Attenzione che Zanardi è dal muro. Zanardi no, il pubblico di Cagliari no. Implode. Zanardi no, un giro record. Attenzione Vettel, altro incidente. Altre ruote che volano. Vettel e Massa e Chandok. No, Chandok è intero. Cara fortunata. Montoya risalita in una posizione e attacca Sutil e ottavo e ora mette nel mirino Lesi. Coulthard giro record. Attenzione Montoya anche su Lesi. Montoya su Lesi. E il scivolato in settima posizione. Barrichello che non se ne va, comunque ha sempre Alonso alle spalle. Sì. E abbandonato. Si sono sgranati un po' adesso. Vediamo qui la chicane che è molto brutta, ma Alonso è un pilota molto intelligente, quindi non dovrà avere... Non deve provare l'attacco subito, non deve essere frettoloso. Anche perché l'Aros è superiore alla Kart. Che ho detto una cazzata comunque. Nel frattempo Barrichello è a 6 secondi da Coulthard, che a sua volta è 10 secondi da Hamilton. Button su Alonso, sì, ma non devono lottare perché sennò Barrichello scappa. Kubica, grosso errore. Errori grossi? Kubica, sì, grossi errori. Raikkonen, Schumacher, Chandok, Frentzen, Massa e Vettel che hanno effettuato i pit stop, che ora hanno gomme nuove, quindi potrebbero fare dei giri record e recuperare più facilmente. Montoya si sta avvicinando a Hill. Andiamo. Nel frattempo niente, nessuna novità sul fronte Barrichello, Hamilton, Barrichello, Button, Alonso, se non che stanno vicinissimi. E che Alonso prova l'attacco adesso. Sì. Su Button, rischiano qua i due. Si toccano, ma lo passa, si ritoccano, continuano a toccarsi, si palpano. E dietro arriva Häkkinen. E Barrichello si allontana. Hanno sbagliato a lottare così. Volevano stare lì. Barrichello si avvicina a Coulthard nel frattempo. Ma il problema è che Hamilton ormai ha un grande margine di vantaggio. Faccia quadrata in settima posizione. Il settimo giro è secondo. 14 secondi da Hamilton. Intanto fumo in pit lane, sembra una macchina della televisione. Ma che cazzo? Ma scusa, inventano le cose in regia. Sì. Button si era avvicinato a Barrichello un po'.
che sembra soffrire in particolar modo nel secondo settore un po'. E in questo punto qui sembra soffrire un po'. Poi è un po' largo, sì. Attenzione. Tanto c'è Sutil e Alesi nel lotto. E si avvicina a Montoya. Alesi resto... Sutil, dietro Kubica ha staccato, Raikkonen... cioè Chandok, Frenzen, vediamo più staccati Massa e Vettel, che girano altissimi. Sono quasi doppiati, forse i primi doppiati della stagione saranno. Sono ultimo e straultimo. Montoya con Häkkinen e Hill. Che attenzione, Hill sta attaccando Häkkinen. Vediamo sul rettilineo. Paccatona di nessuno dei due. Tutto invariato. Ma penso, aspettate. Hamilton, no no, 14 secondi. Il distacco è quasi rimane quasi invariato. Barrichello si avvicina, un giro si avvicina, un giro si allontana, rimane terzo. Però si è allontanato da Button, quindi sì. può tirare un sospiro di sollievo. Attenzione alle manovre di doppiaggio. Alesi ha sorpassato Sutil. Il su Häkkinen. Il su Häkkinen. Attenzione, manovra di doppiaggio pericolosa. Attenzione, perde tempo. Ok. No, frena senza motivo. Attenzione, e ora forse può essere un vantaggio per fila. Può essere un vantaggio per Vettel sfruttare la scia di Hamilton per portare avanti il suo passo. Il sesto. Montoya su Häkkinen. No, rimane dietro. Lo vediamo sul rettilineo, dovrebbe passarlo senza problemi. Se rimane attaccato sì. Ma è un po', soffre in curva la strato. Riccardo giro record 1.12 883. No niente, Montoya sembra avere problemi in curva e infatti non riesce a sfruttare rettilineo per sorpassare Häkkinen. Attenzione, Chandok su Schumacher. Attenzione, attacco, Chandok su Schumacher c'è! È un 14-15. E si toccano pure. Chandok che umilia 7 volte campione del mondo. Button sembra averla data su nei confronti di Barrichello. Non c'è nessun duello da vedere. A parte quelli di quei tre. Montoya, Häkkinen. Hamilton giro record. 1.12.8. Häkkinen di errore, ho detto. Non errore di Häkkinen, lo attacca prima. Si toccano, vediamo. Attenzione. Se lo passa, migliore accelerazione, se non ci sa. Ma ora c'è il rettilineo e stavolta non dovrebbe avere problemi perché è molto vicino e infatti lo infila senza problemi e quindi guadagna la settima posizione e vediamo se riuscirà a riprendere Hill, che sembra essersi ripreso dopo aver perso un po' di tempo. Attenzione, c'è Barrichello che sta rallentando, è stato superato Attenzione, si toccano. Attenzione, butta fuori. Ritiro per Barrichello, scherzavo. Voi ci credete come dei muli. Attenzione, Barrichello, l'attacco su Alonso. Alonso resiste. Battaglia per la quarta posizione. E si avvicina Hill. Anche Hill e anche Montoya, devo dire, anche tutto il gruppetto dietro. Da notare, Montoya partiva 14esimo e settimo. Attenzione che Alonso ha fatto un errore. Attenzione Hill che si infila sul Barrichello. Tutto va a favore di Hamilton. Attenzione, si toccano tecnico tacco. Attenzione sul rettilineo, purtroppo Barrichello ha un gran motore. Purtroppo per il specifichiamo, ma all'esterno. Che è sorpasso? L'uno volte campione del mondo. L'uno volte campione del mondo è riuscito a sorpassarlo. Si avvicina Montoya. Giovanni Paolo, il nuovo Papa.
Umiliato, male Barrichello. La regia sclera. Bisogna che c'è Barrichello che piange con gli ingegneri. E se la macchina non mi porta bene. E arriva Montoya. Attenzione, l'attacco. No. Ehi. Mi è venuto. Penso di aver trovato qui sulla mia rubrica il prossimo. 1-12 ospite. Il prossimo ospite. Che penso piacerà a molti. Impressionante. Tanto c'è un doppiaggio. No, è Alonso che va piano. Coulthard nel frattempo è più solo. Montoya sta per prendere Barrichello. Sì, no, si è staccato adesso un po'. La regia, voi non la sentite, ma sclera di brutto. Siamo a metà gara, precisa. Gara molto lunga, estenuante per i motori BMW. Alesi si sta avvicinando a questo gruppetto. Zitto zitto, quanto si avvicina. Alonso. Attenzione, il Alonso. Bello tra campioni del mondo di vertice. La regia dice che la carta ha avuto una crisi di identità di Barrichello. Forse sapevamo già delle crisi di depressione. Sapevamo già delle crisi di depressione di massa. Evidentemente deve essere una malattia che colpisce i brasiliani. Esatto. Grande scena. Attenzione, errore di Alonso, ma anche di Hill. Barrichello ne approfitta. Vediamo se ne approfitta. Si butta all'interno scorrettamente. Se resiste, ma il resiste. Per questo rettilineo, poi dopo l'esterno Barrichello, che sorpasso. Mi restituito quello di prima. La regia continua andiamo. A sperare. No. Coulthard 19 secondi e mezzo da Hamilton, che conduce la gara autorevolmente. Dicono dalla regia che su Barrichello ha parlato Pitzul. E Barrichello adesso da solo. Massa sta recuperando tantissimo su Schumacher. Appena gira sui tempi dei primi 1:13:0, peccato appena per la sua gara. Appena Barrichello è stato paragonato a Massa, si è sbagliato. Alesi su Montoya nel frattempo. E ora sono io a dire sveglia! Coulthard. Quello, però dobbiamo dire che la presa all'interno. Torna davanti il devo dire che all'esterno lei sì, che sorpasso. Devo dire che comunque chi non si è svegliato ancora è Vettel, che è ultimo. Sta ultimo. Attenzione che Barrichello l'unico doppiato. Alesi ha sorpassato Montoya. De passo di Alesi. Vettel che ha 18 secondi da massa. Hanno fatto la sosta insieme. Il cotallone a Barrichello. Regia sclera ma di brutto. Il mani dietro. Nel frattempo si avvicina lì, sì. Si avvicina di brutto proprio. Di brutto proprio. Fai bello e cattivo tempo qui, Alessio. Alonso se ne sta andando intanto. Sfrutta quella situazione favorevole, ma mancano 10 giri. Fate Alessio a mezzo secondo, poco più. Abbiamo Button. Conclude il giro, 1:12:04, giro record. Io ho una cosa incredibile, inquadro da solo, per così, per sfizio le persone e fanno i giri record, io non ci credo. Frattempo ha fatto un errore Coulthard, se non sbaglio. Oppure è Button che si sta avvicinando notevolmente. Tanto Alesi ha quasi preso il... No, Coulthard va piano.
perché si sta avvicinando moltissimo a Button. Gara ancora incerta lì davanti, non per la prima posizione perlomeno, da quello che sembra. Tanto Friends in eterna lotta. Alessi il... Sono il che ha sbagliato. Alessi che ha ripreso il... Montoya più staccato. Che fatica a riprendere il ritmo dopo metà gara. Barrichello sta recuperando su Alonso intanto. Sembrava che poteva staccarli, invece sta recuperando. Non voglio stare avvicinando da Alesi. Sì, ha girato un secondo più veloce. Ma seguiamo lì davanti il duello Barrichello Alonso Hill. Anche se dietro c'è Montoya che attacca. Facile non so questo passo. Sorpasso, facile. Ti allontana già, wow. Alesi in crisi. Si è svegliato crisi Montoya. Crisi dei francesi. E chi ancora non si sveglia è Barrichello e Vettel. Vettel non bisognerà mai, ormai è morto. Ma per esempio Coulthard ha ripreso il ritmo. Coulthard ha ripreso il ritmo, si è allontanato da Alonso. Vettel che adesso ha 22 secondi da massa, quindi ha perso 4 secondi in due giri. Sta dormendo completamente. Ma che va da sola. Non sembrerebbe meglio se andasse da sola. Alonso fa un errore. Dicono che Barrichello potrebbe approfittarne. Per ora rimane dietro, però sul rettilineo sicuramente lo prenderà. Tanto Coulthard si sta staccando un po' da Barrichello. Sì, si è ripreso. Vediamo i tempi. 1:13:19, 13, attenzione Barrichello! Si toccano, cattivo! Ma che non c'è resiste, Alonso resiste, si infila anche Hill! Si infila anche Hill! Il pilota delle... È un opportunista. L'opportunista, cioè un'inflazione così, lo vedi lui subito. E mi sto morendo con questo qui che sta sperando. La sua posizioncina tattica. Che poi regolatamente perde dopo, però... Si prova. Non è che se Alonso continua così possono prendere i primi... Cioè il secondo e il terzo possono prendersi, continua. Si riavvicina Montoya. Vanno piano lì davanti, infatti Montoya non fatica a recuperarli. Attenzione, aggressivissimo! È arrivato Montoya! Attacca il... Attenzione, comincia il degrado delle gomme, si vede. E arriva Montoya che passa il... Barrichello largo. Occhio dietro a Hill, si infila. Si rifila Hill, sì, grande pilota Hill. Ricordiamo che Barrichello deve arrivare, che posizione per vincere il mondiale? Non lo vince il mondiale, anche se arrivano a zero gli altri. Per un punto no, ancora no. Non lo vince. Button ha ripreso Coulthard, Button. Gara tutta da vivere ancora. Seguiteci, fate spammate. Attenzione che Coulthard ha fatto un errore, Button gli ha attaccato adesso. Andiamo, seconda e terza vediamo posizione. Vediamo subito, attenzione, ci prova! Button. No, resiste Coulthard, ma rallentano moltissimo, si stanno avvicinando dietro. Alonso si sta avvicinando. Il problema è per Barrichello, Alesi ha sorpassato anche lui Hill. Alesi si rifà sotto su Montoya. Attenzione Button. Vediamo qua se ci prova. La prova è sorpassa, c'è! Supera. Button è secondo, grande gara la sua. È proprio da notare il vantaggio di Hamilton, un minuto e oltre 6 secondi. È finalmente arrivato la massa Schumacher. È arrivato Alonso dietro, è arrivato anche Alonso e dietro si intravede anche Barrichello. No, mi marca 37 secondi di distacco, non capisco più niente di sacchi sballati. Nel frattempo Vettel è sempre più solo, rischia di essere doppiato due volte. E non sto scherzando. Gino Alonso ha preso Coulthard. Nella terza posizione. Hill ha reso avanzato Alesi. Stanno in lotta, attenzione, Alesi Hill.
Ne approfitta Montoya per riprendere un po' di fiato. Nel frattempo si sono staccati di davanti. Ultra si rifà sotto. Oh, lotta, Alonso arriva. Sta per girarsi Coulthard. Con la mediocre Arrows che dopo gli sviluppi è diventata una grande macchina. Alonso dici? Sì. Continua il duello Alesi, Hill, Montoya. Secondo me ci riportiamo fino a fine gara questa. Tanta attenzione, Baggio F10 dietro Hill. Alonso si scia a Coulthard, più staccato Barrichello. Alesi passa. Tacco su Hill. C'è Montoya che sta per girare, attenzione. Attenzione Alonso. Di Coulthard. Attenzione ad Alonso, Button, grande sorpasso di potenza. Occhio d'Alonso potrebbe approfittare. Se Montoya re sul rettilineo fa valere la sua velocità. Vediamo infatti i dati velocistici, diciamo. Montoya 323 km/h, 313 per Barrichello. Hamilton solo 297, assetto carico per lui. 308 per Frentzen. E a scalare tutti gli altri. Non c'ho voglia di dire tutti, sinceramente. Alonso su Button. E nel frattempo Barrichello si avvicina. Alonso, se vuole preservare la posizione, deve assolutamente sorpassare Button. Stessa cosa per gli altri, tranne per Coulthard. Che Barrichello dopo un mastino, eh. Un mastino depresso, però. Attenzione Button su Coulthard. Button su Coulthard. E lo passo. E questa lotta non fa altro che avvantaggiare quelli dietro. Esatto. Ormai Hamilton Alonso si è portato sugli scarichi Alonso. Di Coulthard Hamilton e anche Barrichello ne passa due sul dritto. Alonso non può attaccare lì, però è sfortunato Alonso. Che è sorpasso di Barrichello, tutti e due li fa fuori, tutti e due in una sola curva. Vediamo se c'è risposta, ma Alonso recupera subito la posizione persa su, sorpassa Coulthard e Barrichello è terzo, quindi era indietro anni luce. Vettel dietro anni luce, ma guadagna 4 decimi su Schumacher. Può recuperare. Attenzione che Barrichello vuole andare a prendere Button. Montoya guadagna 2 secondi su Coulthard. Immaginovo le maledizioni che gli sta tirando, tipo faccia quadrata, faccia rettangolare. Beh, le maledizioni che tira lui l'altra volta era faccia quadrata, così. Nel frattempo c'è gente che si spiscia addosso. Il sorpravanza di sì. Andiamo Coulthard da Alonso. Affuso Barrichello affuso il motore. Schumacher. E attenzione anche Montoya hanno affuso. Attenzione, vediamo Hamilton. Hamilton, dov'è? Anche è fermato Hamilton adesso. Attenzione, i motori BMW. Quindi fatto il primo e l'altro secondo. Oddio, Pizzo l'ha azzeccato tutto. Cioè, o meglio, ha azzeccato tutto al contrario. In tutto questo c'è... Vorrei sottolineare che Kubica per la prima volta in zona punti in questo campionato. Ma appunto adesso andrebbero anche Chandok, Frentzen e Massa. E poi vorrei far notare che Hamilton è fermo da un minuto e intanto è ancora primo. Sì, ma adesso il sorpasso di Button sta avvenendo ed ecco qui. Ecco, ora i box ed è stato superato in questo momento. Button può vincere la gara, seguito da Alonso e Coulthard, podio insolito. Ultimo giro sta per iniziare, Button. Vediamo se gli altri riescono a sorpassare. Vediamo se Vettel riesce a sdoppiarsi. Attenzione che c'è Chando che ancora può superare Raikkonen. No, forse li ha superati. Il quarto, quinto Alesi, sesto Häkkinen, settimo Sutil, ottavo Kubica, nono Raikkonen, decimo Chandok, undicesimo Frentzen, dodicesimo Massa. Vediamo, io vorrei, sarei curioso di vedere se Vettel riesce a sdoppiarsi e allo stesso tempo sorpassare Hamilton. Non credo, sapete?
Non è una gufata, semplicemente è quello che penso. Teghiamo Caron, che sorpassa su Raikkonen. No, ma l'abbia superato Hamilton Vettel. No. Attenzione. No. Attenzione. Ciando ha sorpassato Raikkonen, grande. Alesi su Hill. Alesi su Hill, lotta infinita da questi due. Sì, Vettel, guarda che Vettel ha accreditato 14esimo. Sì, ora adesso l'ho sorpassato, sì, adesso l'ho sorpassato. Okay. Non ce ne frega niente. Alotta è qui davanti, Alonso, Coulthard è vicino ad Alonso anche, mentre Button, prima vittoria, prende Raikkonen, per il mondiale, prende Raikkonen, ha fatto volare Raikkonen, Alonso secondo, Coulthard terzo, Hill, rimandiamo in posizione su Alesi, vediamo Häkkinen seguito da Sutil. Frenzen ha fatto volare Raikkonen fuori. Attenzione a Kubica che i primi punti in questo abbiamo visto. Häkkinen taglia il traguardo in sesta posizione, seguito da Sutil in settima. E ora arriva anche Kubica in ottava. E Chando che non ha la posizione. Indian Legends, decimo Frenzen, undicesimo Felipe Massa, dodicesimo Kimi Raikkonen, tredicesimo Amico Schumacher, quattordicesimo Vettel. Schumacher che arriva senza ala. No, ce l'ha. No, ce l'ha. Effetto che è lontano tantissimo. Effetto che non è ancora arrivato. Esatto. Massa, quindi in questo momento Massa è l'unico pilota a non aver ottenuto ancora un punto in questo campionato. Arriva sempre... Da segnalare che Pizzolo aveva previsto tutto il contrario, ma quindi... noi lo conosciamo benissimo ed è così che funziona Bruno Pizzolo. Taglia e traguarda adesso Sebastian Vettel. Così intanto Hamilton ha vissuto l'esperienza di Massa nel 2008. È vero. Culta di Andre Box come Alonso e Button, che è il vincitore. Oggi sentiremo l'inno inglese, quello di Hamilton. Ok. La regia continua tutta a sclerare. Sento da notare che Frenzen è arrivato davanti a Raikkonen. Ti l'ha buttato fuori. E questo è piuttosto grave. Sì, Raikkonen aveva possibilità di recuperare punti, invece... L'ha sbattuto fuori all'ultimo giro e ne ha approfittato anche Massa, quindi Raikkonen ha perso due posizioni, è finito nella sabbia. Sì, ma Massa non ci guadagna niente. Arriva Schumacher, ma attenzione, Vettel è ancora lontano. Fate ritornare Vettel ai box prima di partire lì, no? Se no risente il rumore del motore che ecco, si gira quasi. Quindi nella classifica alla fine non cambia nulla perché tutti invariati, tutti i primi quattro tra invariati. Ritiri e fuori dai punti, quindi... No, c'è Button che si è passato Montoya. Sì. Forse anche Hamilton, non so. Vedremo. Ok, ora adesso sentiremo l'inno nazionale. Aspetta. Inglese. Aspetta, è già tornato, ok. Così questa gara, l'appuntamento va a giovedì prossimo sulla pista di Monza. Tempio molto favorevole, appunto, tempio della velocità favorevole, molto motori BMW, perché potranno sfruttare meglio la propria potenza, sperando, il problema sarà la durata, sperando di non fondere prima della fine della gara. Sì, Hamilton ormai aveva la gara in pugno e... Comunque ci chiedono, io direi di chiamare un attimo Pizzo, di chiamare Pizzo e fargli un commento su questa gara, che ne dite voi?
Regia si può fare? Non si può fare, no. Ah, ci dicono che Pizzullo stacca il telefono alle ore 10:20, quindi siamo di 5 minuti fuori. Quindi povero Pizzul dorme col suo catetere. Vabbè, sicuramente lo risentiremo prima della fine del campionato. Telefono. No, no, era il telefono che faceva. Ok, direi che si può chiudere la diretta. Quindi ricordiamo lunedì, sempre in Ungheria, quattordicesimo Gran Premio del T-Shock. E poi dicono, la regia dice che ha perso lo sport. Ci sono, c'è il regista qua che rosica male. mercoledì prossimo invece gara di TM. Sappiate che la di Cannacenzi Production sta lavorando a qualcosa di speciale. Sì, con l'aiuto anche di quell'individuo di Stefano Cortese che vuole i diritti sul nome, ma... Scusate. Vabbè, insomma, sì. Si vedrà, insomma. Okay, chiudiamo, quindi... buona serata a tutti, buonasera, prossimo appuntamento, buonasera, buonanotte.